Era il 16 marzo del 1978 quando le Brigate Rosse assaltarono in via Fani la macchina del presidente Aldo Moro, rapendo lui e uccidendo cinque uomini della sua scorta. Tra questi vi era il suo autista, Domenico Ricci. Quest'ultimo aveva un figlio, Gianni, che all'epoca aveva 11 anni. Oggi, assieme ad Agnese Moro, terzogenita dello statista della DC, è impegnato in un progetto della memoria. Sul palco del Teatro Argentina i due orfani del terrorismo hanno parlato ai circa 2.000 studenti di 45 scuole superiori del Lazio. Mio padre, diciamo che aveva uno strano modo di vedere la vita, di vedere le cose. In mezzo al negativo, che non riusciva mai a nascondersi, riusciva a vedere quella parte di positività che si stava facendo strada, magari molto faticosamente. Lui aveva sì il nostro contributo di figli, ma aveva soprattutto, io credo, il suo grande amore per i giovani. Lui era un professore universitario, adorava i giovani perché diceva sempre che i giovani sono il meglio di noi, aveva in loro una profonda fiducia nella capacità di fare cose belle, grandi, nuove, della possibilità di impegnarsi, e vedeva in tutto quel mondo una società nuova che vuole farsi strada, che vuole liberazione, che vuole giustizia, che vuole impegnarsi per questi valori. È il progetto Il terrorismo raccontato ai ragazzi, organizzato dalla Presidenza e la Vicepresidenza della Regione. Un paese senza memoria è un paese ignorante, è un paese insicuro che non capisce perché determinati avvenimenti accadono e non ha termini di paragone a cui fare riferimento. Il fil rouge del progetto è il libro Figli della notte del giornalista Giovanni Bianconi. Un brano è stato letto dall'attore Pierfrancesco Favino. L'obiettivo è quello di dare ai ragazzi la possibilità di ascoltare dalle vittime del terrorismo il periodo storico degli anni di piombo, confrontandosi, facendo domande, facendo propria la coscienza del passato, imprescindibile per una consapevolezza e un impegno sociale e collettivo del futuro. Un passaggio di testimone, come ha sottolineato Agnese Moro, per trasmettere la memoria di quanti sono caduti per la democrazia. Un percorso che si è articolato in più incontri e che oggi, come giornata conclusiva, ha visto anche la presenza del capo dello Stato, Giorgio Napolitano.